quanto è stato lo stupore quando qualche settimana fa, durante alcune ispezioni preparatorie ai lavori dell'ex cinema, da un'intercapedine murata della chiesa di Sant'Agostino a Rimini è emerso un antico affresco. È stato nascosto lì per secoli, ma è ancora in buono stato di conservazione. Rappresenta la Vergine Maria addolorata sotto la croce, sostenuta e abbracciata da altre tre donne. I volti sono belli, tratti delicati, gli abiti con dettagli che ricordano le usanze ebraiche. Ancora tanti misteri che avvolgono l'affresco. Facendo una sorta di carotaggio per verificare, no? E come sarebbero dovuti procedere i lavori, di fatto ci siamo trovati di fronte a una stanza nascosta, un doppio muro, un intercapedine. E la cosa ci ha incuriosito non poco. La sorpresa è stata quella nel trovare all'interno di questa intercapedine, all'altezza del pulpito, una cornice di legno dello spessore di una ventina di centimetri appoggiata sulla parete esterna. Ci siamo trovati di fronte a un affresco meraviglioso. A dire la verità non è un affresco, è un olio su muro. È una Vergine addolorata sotto la croce con un volto estremamente delicato, e anche le donne attorno alla Vergine con dei volti molto belli, e alcune di queste con degli indumenti tipici, potremmo dire, dell'abbigliamento ebraico del tempo. La cornice che lo avvolge del Settecento, quasi un unicum nel suo genere. Difficile ancora stabilire invece il periodo in cui l'opera è stata dipinta, potrebbe essere anche più antica. È una tecnica che è stata utilizzata nel periodo del Settecento, fine Seicento probabilmente, che si utilizzava per staccare affreschi. È stata staccata da un muro molto probabilmente del vecchio convento, e nel corso del tempo è stato ridipinto, perché il restauratore ci ha detto che sotto c'è un ulteriore colore che però dovrà essere indagato con tecniche che possono essere utilizzate adesso come la radiografia RGX. Resta da capire quale sia la sua storia, perché sia stato messo lì, per proteggerlo da cosa. Finora nessun documento storico d'archivio consultato ha rivelato dettagli significativi. Il desiderio ora di collocarlo in chiesa e recuperarne appieno la bellezza. Già un restauratore, sotto la supervisione della sovrintendenza, lo ha messo in sicurezza. E poi la cosa che a me stupisce è il fatto che se ne sia persa la memoria. Mi piacerebbe molto che la Chiesa oggi potesse generare anche a livello pastorale, no? Nuove scoperte, nuovi doni, che fosse comunque una Chiesa viva e non un museo.